Il torneo di pallanuoto sia al maschile che al femminile da oggi è entrato nella fase decisiva con le partite di dentro fuori. Il crossover, o ottavo sporco, ha dato finalmente al Settebello il passo olimpico con la vittoria sugli Stati Uniti. Ma ora non bisogna sentirsi appagati. C'è un quarto di finale accattivante contro la Grecia, vice campione mondiale in carica. Spagna e Ungheria, che giocheranno rispettivamente con Montenegro e Francia, sembrerebbero avere un quarto più agevole e quindi con un piede già in semifinale. Mentre l'ultima partita vedrà di fronte due superpotenze, Croazia e Serbia. Doppia sfida con la Grecia dunque, perché il sette rosa del CT Carlo Silipo domani se la vedrà contro le elleniche, nel remake della finale persa per il bronzo di 15 giorni fa ad Eindhoven. Voglia di rivincita, ma anche voglia di raggiungere il tanto agognato passo olimpico.